disgrazia della mia vita! Ciao, bentornati su questo canale. Questo video è dedicato a tutti quelli che, nei commenti sotto il video sul remake di Altrimenti ci arrabbiamo, di cui trovate il link alla fine di questo video, hanno scritto che Bud e Terence non si possono sostituire, me compreso naturalmente. In realtà ci fu un tentativo, non di sostituzione ma bensì di imitazione nel triennio compreso tra il 1974 e il 1976. Sicuramente lo avrete già capito, sto parlando di Simone e Matteo, i sosia di Bud Spencer e Terence Hill. Negli anni 70, Terence Hill e Bud Spencer garantivano grandi incassi al botteghino, al punto di giustificare la nascita di una coppia di sosia, Michael Kobe e Paul A. Smith, noti anche come Simone e Matteo. Realizzarono 5 film copiando lo stile degli originali. Nel 1974, visto l'enorme successo della coppia Bud e Terence e del filone cazzotti western, qualcuno pensò di creare la loro replica esatta con un film, Carambola, in cui i protagonisti sono Michael Kobe, nome d'arte di Antonio Cantafora, e Paul A. Smith, nome d'arte di Adam Eden. Il primo, biondo dagli occhi vispi in palese replica di Terence Hill, e il secondo robusto e barbuto proprio come Bud Spencer, una coppia che ha rappresentato l'imitazione più plateale della storia del cinema, un sodalizio che non si è fermato a un solo film. Dopo Carambola, il regista Ferdinando Baldi li ha voluti per il sequel Carambola Filotto, tutti in buca, e questa coppia parallela ha proseguito imitando la gesta degli originali. Noi non siamo angeli richiama sin dal titolo Anche gli angeli mangiano fagioli, con un Giuliano Gemma protagonista al posto di Bud Spencer, e in Francia verrà distribuito con il titolo di Trinità, praticamente un triplo plagio. Kobe, fermati! Non hai fiato, sei sempre stato un rachitico! Io ti strangolo con queste mani, carogna! Tutti i film sono comunque girati a basso costo e ricalcano un altro degli stili della coppia originale, ovvero raccontano di buoni che a modo loro si tolgono dai guai o combattono contro i cattivi cercando di raggiungere quasi sempre un lieto fine. Anche nei comportamenti erano direttamente ispirati alla coppia originale, poiché i primi due film, Carambola e Carambola Filotto tutti in buca, sono in stile spaghetti western, dove il bello è un giocatore di biliardo e fa la parte del furbo, e il grosso è un pasticcione che mena pugna più non posso. Gli stessi atteggiamenti si vedono anche in Simone e Matteo, un gioco da ragazzi, e nel Vangelo secondo Simone e Matteo, dove tra le avventure dei due camionisti nel personaggio del grosso viene sviluppata la simpatia, ma in quello del bello viene diminuita l'astuzia. Noi non siamo angeli, infine, è l'unico dei cinque che porta il western verso gli inizi del Novecento, con gare tra dirigenze di automobili. I due sosia si renderanno poi riconoscibili con i nomi di Simone e Matteo negli ultimi due film girati insieme, sulle orme di Bud Spencer e Terence Hill, Simone e Matteo un gioco da ragazzi e il Vangelo secondo Simone e Matteo. Terminate queste due fatiche, i due decidono di dismettere gli abiti dei cloni e proseguire la carriera con i loro nomi reali. Antonio Cantafora è stato impiegato come caratterista in numerose produzioni. L'ultima accreditata è del 2004 ne Il cartaio di Dario Argento, mentre Paul A. Smith, dopo aver lavorato in film come Fuga di mezzanotte, Dune e Braccio di ferro, nel ruolo di un bruto antagonista di un giovanissimo Popeye, Robin Williams, è morto nel 2012 in Israele in circostanze mai chiarite. Anche nel doppiaggio furono utilizzate le stesse voci degli attori clonati, poiché Pino Locchi, la voce di Terence Hill, prestò la voce ad Antonio Cantafora e Glauco Onorato, doppiatore di Bud Spencer, mise la sua con Paul A. Smith. Anche gli autori della colonna sonora dei due film, Simone e Matteo, furono gli stessi Oliver Onions, Guido e Maurizio De Angelis, di alcuni dei film di Bud Spencer e Terence Hill, che però firmarono le musiche con lo pseudonimo di Juniper. Insomma, una clonazione completa. Si può quindi immaginare che se la cosa riusciva a confondere qualche spettatore italiano, all'estero la confusione regnava sovrana. Considerazioni personali. Simone e Matteo, è vero,
nascono come cloni per sfruttare il successo degli originali, un po' come è successo con Dylan Dog negli anni 90. Ma i loro film sono comunque gradevoli e loro sono anche due bravi attori e lo hanno dimostrato. E secondo me i loro film non vanno a pregiudicare i film di Bud e Terence, che restano comunque dei vostri sacri del cinema. Io ve ne consiglio la visione. Guardateli senza fare paragoni e fatemi sapere poi nei commenti che cosa ne pensate. Nel frattempo, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!